E voilà, eccoci a Parigi. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questa serie di episodi sarà molto semplice, con montaggio pochissimo elaborato. Qui ero sull'aereo che dalla Francia mi stava portando in Martinica e stavo pensando che tutto questo mare che sto guardando dall'aereo dovrò navigarlo con una barca a vela per ritornare in Francia. Raga, se in questo video non ci capirete molte cose, guardate prima il video precedente, che vi spiego bene cosa sto facendo. Forte de France completamente deserta, c'è il coprifuoco. Qui stavamo vedendo su internet la regata di Giancarlo, che è partito il 7 novembre da Le Havre in Bretagna e stava per arrivare in Martinica, dove poi ci saremo incontrati. Questi ragazzi sono i ragazzi dell'equipe tecnica di Giancarlo. In questi giorni purtroppo in Martinica c'era un po' di disordine perché c'erano un sacco di manifestanti per i No Green Pass che facevano blocchi stradali anche in maniera abbastanza aggressiva, come in queste immagini qui. Addirittura ci hanno consigliato di non uscire di casa dopo le 7 perché sono anche abbastanza aggressivi purtroppo i protestanti. E infatti la discesa è molto più complicata e rischiosa. Yeah. Ok, anche questa è fatta. Vabbè, non siamo arrivati fino a lì. Sarebbe stato figo arrivare fino a lì, però. Dai, non scherziamo. Giancarlo ha recuperato due posizioni. Ultime 24 ore di battaglia. Ce la sta proprio giocando alla grande, eh. Proprio guerra. Ragazzi, sono già venuto a vedere nel porto della Transat-Jacques Vabre a Fort de France le prime barche che sono arrivate. Vabbè, i primi ad arrivare sono stati i trimarani, che vanno ovviamente molto più veloci delle Imoca 60. Guardate che bestie. E poi sono arrivate già tre Imoca, le prime tre. E nulla, è un ambiente molto figo. Guardate l'albero, come ce l'ha colorato questo. Che storia. Dai che aspettiamo tutti Giancarlo, dovrebbe arrivare stanotte alle 2 Giancarlo. Sta combattendo tra il sesto e l'ottavo posto. Sono tre barche tutte attaccate che si stanno dando battaglia. Ieri era ottavo, stanotte è passato sesto. All'alba stamattina ho visto era settimo. Sta combattendo alla grande. Bene, la missione mia all'interno del villaggio della Transat Jacques Vabre oggi era rimediare un pass e l'ho rimediato. Adesso torno in appartamento, vi faccio conoscere Alessio, l'amico di Giancarlo che verrà anche lui con noi a fare la traversata. Ragazzi, vi presento Alessio, il mega skipper del sistema. Il grande amico di Giancarlo che farà anche lui questa esperienza. Quante volte l'hai fatta già? Sei, questa è la settima, quindi. Questa è la settima, dovrebbe, sì. Ok, quindi sei bravo, diciamo. Sto in buone mani, diciamo. E sono arrivato quasi sempre. Ok. Come pensai? Questo taglialo, ma sto pezzo. Vabbè, ovviamente come tutti gli uomini di mare veri ha avuto qualche esperienza anche. Brucia di più. Ragazzi, Giancarlo è appena arrivato sesto, è arrivato stanotte quando qui erano le 2 o le 3 di notte. Adesso sono le 5 e mezzo del mattino, sta per ormeggiare. Stiamo andando a fargli il primo saluto.
Eccolo lì Giancarlo, sono alla boa, stanno aspettando ordini dall'organizzazione per entrare all'ormeggio. Quindi queste vanno più veloci perché hanno i foil, diciamo, di un progetto più nuovo. Sì, infatti le Imoca sono tutte uguali, però se vedete i foil sono diversi per ogni Imoca, perché ogni progettista, ogni skipper decide più o meno, secondo le sue strategie, i suoi studi, qual è il foil che va più veloce. Questo ce l'ha lungo a punta, questo ce l'ha tipo piegato più corto, quello lì ce l'ha con una curvetta su. Però queste sono le tre più veloci, le prime tre, diciamo. Sto per entrare Giancarlo, si occupa Alessio dell'ormeggio, io farò la diretta live sulla fanpage di Giancarlo. Adam e Remy sono saliti adesso, del team, stanno dando una mano per l'ormeggio. Lui è Martin. Ormeggio perfetto. Dandy! Giancarlo! E voilà! Grazie! È metodique, très cartésien, il a pris toutes les mises à jour des fichiers, il a fait toutes les analyses. Il dit bah non, mais là tout nous réussit, et c'est vrai que tout nous a souri et on l'a sûrement un peu provoqué. Et à un certain point, pur conoscendoci pochissimo, ci siamo ritrovati a fare le cose in modo semplice, naturale, tutto girava bene, tutto funzionava, eravamo in fase sempre con le scelte. È stato bello perché ci siamo sempre sentiti in fase con gli eventi, con le situazioni, non le abbiamo mai subite. Poi abbiamo chiaramente attaccato molto, un po' penso la fortuna anche, che ci vuole sempre nelle regate oceaniche, e tutto questo ci ha fatto arrivare sesti qui a Fort de France. Ci sono stati tanti momenti veramente belli, intensi, e poi vabbè, abbiamo scherzato tanto, che questo ci ha aiutato tantissimo a far scendere la pressione in momenti in cui magari le cose erano complesse o magari tutto non riusciva veramente perfettamente, però dei momenti proprio di rilascio della pressione sono stati sicuramente utili, perché uno è un po' come si resettasse, si libera completamente da quello che non andava. Tutta la grande, un top 10 sul Vendée Globe, sesto qua, le ambizioni possono diventare sempre più belle, sempre più grandi per questo gruppo e Giancarlo Pedote. Ho pubblicato da poco un libro, nella quarta di copertina c'è scritto: quando ero piccolo sognavo a colori e sempre in grande, e quindi non posso certo smettere adesso di continuare a sognare a colori. Giancarlo, sono in diretta sulla tua macchina. Grande. Come stai? Beh, benissimo. E Prismian va all'ormeggio. Sei pronto per ripartire? Io sì. Te sei pronto? Sì, sono pronto. Poi prendi l'altro, fai una gassa. Noi pensavamo che Giancarlo fosse arrivato stanco morto, invece stesso la mattina del 28 ci ha dato subito le direttive da eseguire per poter ripartire il prima possibile per ritornare a Lorient in Francia. Però non stai mangiando con quella fame. Sei più affamato sei di me. Guarda, te in Francia devi lavare tutta sta roba qua. E poi la vado a lavare a un pontile, a terra? Sì, qua a terra. Ok, perfetto. Questa è la pentola a pressione, questa mi raccomando è importante. Allora, questo è il mio sacco che devo fare il debriefing del cibo. Se prendiamo tutte le cerate, me le porto all'appartamento mio, le laviamo, io e Alessio. Poi, senti Ale, guarda un po' a prua se trovi degli stivali. Zippi, guarda, si fa? Sì, lo zippo e poi le riapro, diciamo. Sì, e poi le riapro. Tutto con le grigie. Ok, qui non c'ero stato quando ero venuto. Questo è il calavele enorme, perciò poi su una barca di 18 metri non c'è spazio per vivere, perché è tutto calavele. Adesso dobbiamo asciugare. Qui c'è la farmacia. Ale, che fai?
sto vedendo dove fissare il bidone. Il casolio di riserva quello è? Sì, sì. Beh, non so se vi state rendendo conto, ma la barca non è arrivata neanche da un'ora e già ci sono 6 persone a bordo che stanno lavorando per sistemarla, manutenerla, per poter ripartire nel giro di 24, massimo 48 ore, per ritornare da dove è venuta, cioè da Lorient in Francia. Tutte le equip sono al lavoro sulle varie barche, tutti con la fretta di ritornare a Lorient. Cioè ragazzi, stai andando un cazzo, cioè 2 ore per tirare su uno spie e fare una zippata. Sì. Siamo lenti? Cazzo, non lenti. Siete proprio inguardabili. Ok. Le due sono là, sono tre lenti. Donc il faut les fêter. Side. Ho issato la vela. Ah, 24 ore prima della partenza. Adesso le carichiamo subito, guarda. Questa così e poi tra 4-5 ore, quando è carica la metti qua così in doppio. Si vede come è carica. Sì, questo rimane fisso. E qui termino, santissimo se fiamo. Oh no, you can't film this. This isn't very pretty. Ci guardiamo un attimo il meteo per capire se ce la facciamo a mandarcene domani, magari anche in tarda giornata. Il 30 novembre è un bel giorno per partire. Io guardo Wind Guru quando devo fare una navigazione. Te invece? Io ho altri spacciatori. Ok. Allora ragazzi, la regola del kit cacca è cacca nel secchio, che poi finisce chiaramente in mare. Anche questi? Sono le cose, li metto lì. No, perché secondo me questi una volta ci sono, si mangiano. Questi anche? Come le queste banane mi sembrano ancora acerbe. Gli avocado no, perché? Ma perché ragazzi, siamo noni mocha. Cioè questi, ma questi, ma siamo a domatura, no? Quando, a Natale. No, dai ragazzi, no. Le mele, prendi le mele. Ed ecco a voi il reparto preferito dai marinai, tutto in scatola. Un po' di tonno c'è già, eh? Vogliono ancora di tonno? Sì. No, certo, una volta che si apre si deve mangiare tutto. Esatto. Chiaro. Cioè, quindi... Andiamo questo qui e basta, vai, stiamo fatti. Questi secondo me sono grandi. Però in due... Però vabbè. Tu dici se mangiamo sempre da soli, faremo turni da soli, cioè mangiamo da cioè, soli. Cioè no, allora di solito si mangia... Sì, ragazzi, ognuno si mangia da soli, non si mangia a compagnia. Perché uno mangia... Cioè, durante il turno di riposo tu mangi. Cioè, il turno operativo è operativo, certo che c'è. Sono operativo e operativo. A riposo si mangia, si caga, si piscia, si dorme. Allora, tonno ho preso 10 scatole. No, io una scatola 3 giorni. Sì. Quindi 6 scatole 18 giorni. Cosa state prendendo? Frutta? Sì. Ho preso, guarda, ho preso queste qui. Questi li mangiate voi, i compotti? Sì, sì, come no. Così li tipo macedonie a lunga conservazione. Questo è un cocktail di frutta. Senza coloranti né conservanti, guarda. 18 fette, quante al giorno, diciamo, a testa? 18. Una al giorno. Allora, i primi giorni faremo la doccia in barca con normale, con l'acqua di mare desalinizzata. Quando invece farà freddo, ci laveremo, ci faremo la doccia con queste. Questi, fidati, ti serviranno. Tappi per le orecchie. Sì, tra l'urlo dei foil e dei timoni, l'appendice che vibrano nell'acqua, lo sbatacchiare delle onde. Io per russo, vai tranquillo. Va bene, ok. Allora ragazzi, stiamo sistemando la cambusa prima di partire. La cambusa per la traversata oceanica. Una delle prime regole è portar via già la spazzatura e quindi tutto quello che è incartato, imbustato, tipo i succhi nella plastica o lo scatolame nelle carte, di togliere e lasciamo già nella spazzatura a terra. Quello che possiamo. Ah vabbè, ora me la metto.
Allora, frutta, vedete? Stiamo facendo frutta e succhi di frutta. E guardate già quanta spazzatura c'è. E stiamo ancora a un terzo. Ragazzi, addirittura per ottimizzare gli spazi, carta igienica sotto vuoto. Questa è carta igienica sotto vuoto. Ma di cosa? Ma perché? Anche per evitare di bagnarla. E poi dopo si riesce a usare quando si apre. Poi come? La apri e la butti. Però già ce ne sono risposte, sai, sono belle. Sei simpatico. Ti potresti aprire anche tu un canale YouTube, lo sai? O un palese del cabaret. Succhi di frutta, macedonie. Lì ci sono tutti lo scatolame, soprattutto verdure e legumi. Qui abbiamo i carboidrati, quindi riso, pasta. E non mi ricordo il nome di questo. Vabbè, non mi sto ricordando come si chiama. Conosci se riesci. Vabbè, sì, no? Ok. E il latte dobbiamo ancora stivarlo, anche se io non ne bevo. E in più abbiamo un sacco di roba. Questo è lo sponsor di Giancarlo, Tiberino, questa azienda che fa tutti i sottovuoti semipronti. E c'è di tutto. Ditalini con fagioli, orecchietta alle cime di rapa, penne integrali con sugo alle melanzane, cioè c'è di tutto. Risotto carnaroli con cime di rapa alla pugliese, cioè c'è di tutto. Che figo queste robe. Couscous integrale con zucchine bottarga. Ultimo tramonto dell'anno sicuramente qui ai Caraibi. È tutto pronto, abbiamo preparato tutto. Stiamo solo sistemando le ultime cose della gambusa e poi si va a casa a riposare qualche ora e domani si parte. Questo video finisce qui, ragazzi, tutto il resto che accadrà lo vedrete nei prossimi video. Cercherò di portarvi con me in questa avventura. Ovviamente pubblicherò tutti i video quando arriverò, per cui ci sarà un periodo in cui non pubblicherò e poi quando sarò arrivato pubblicherò tutti i video giornalmente, perché documenterò ogni singolo giorno di questa avventura e pubblicherò un video al giorno fino a farvi vedere tutta questa avventura che stiamo per intraprendere. Grazie per aver visto il video fino a qui, seguiteci sui social miei ma anche di Giancarlo, vi lascio tutti i link in descrizione. È arrivato il momento, si lasciano andare adesso tutte le emozioni accumulate in questi giorni di attesa per questa mega esperienza e tra qualche ora si è in oceano. Non vedo l'ora. Cosa? Sto facendo un po' il romantico.